Mi domando, ma è possibile che sia successa una cosa del genere? Purtroppo sì, la realtà è questa, anche se le sorelle, la mamma di Daniele non l'accettano, in quanto parlano al presente quando parlano di Daniele, però mio malgrado Daniele non c'è più. L'Università del Salento ha voluto ricordare Daniele De Santis, l'arbitro leccese barbaramente ucciso nel settembre del 2020, con un seminario che ne univa le due passioni, tecnologia e classe arbitrale, le nuove prospettive del calcio. Era la tesi di laurea in giurisprudenza di Daniele. Quando fu ucciso aveva 33 anni, sognava la promozione in Serie B, poi è arrivata d'ufficio direttamente nel Cannà quando ormai non c'era più. Il primo ricordo in una mattinata alla presenza di Ivano Pezzuto e Alessandro Cipressa, arbitro e guardalinea in organico per la Serie A, e del papà di Daniele, Fernando, tra rabbia e un pizzico di commozione. I ragazzi hanno lasciato un segno nell'università e nell'ambito arbitrale, Daniele, anche perché i ragazzi non fanno altro che ricordarlo. Da una parte, diciamo, fa piacere, dall'altra si crea quel senso di impotenza, di debolezza, perché una situazione del genere non è facile da... Quando mi dicono ti capisco, non puoi capire, puoi immaginare, ma non puoi capire. Certe situazioni non le auguri a nessuno in quel barbaro modo, perché non puoi farti una ragione, non c'è ragione. E chiaramente questi seminari, queste manifestazioni di affetto mi creano quel senso di rabbia, però la rabbia è una punizione che ti fa di se stesso su un errore commesso da un altro. Daniele si era laureato in questa stessa aula in Ecotecne nel Dipartimento di Giurisprudenza. Il ricordo è vivo anche nelle parole di Attilio Pisanò, presidente del corso di laurea in diritto e management dello sport, e del rettore Fabio Pollice. Volevamo organizzare un seminario ad hoc come quello odierno, coinvolgendo direttamente l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, perché Daniele, oltre ad essere un brillante studente, un nostro laureato, era anche un brillante arbitro che aveva importanti prospettive di carriera. Quindi in qualche maniera abbiamo voluto ricordare Daniele, esprimendo anche la nostra vicinanza alla sua famiglia, per il dolore ovviamente che è insuperabile. Ricordare Daniele con questo convegno è un modo per dire a tutti che dobbiamo impegnarci, per fare in modo che quel suo impegno arbitrale continui nella nostra comunità.